Comandante Mostacci, passaggio di consegne, come si sente a prendere in mano le redini del porto di Termoli e anche delle isole Tremiti? Emozionato naturalmente, è un incarico come ho detto entusiasmante, ne conosco la difficoltà, sono pronto ad affrontarla, ma sicuramente la sensazione prevalente è quella dell'entusiasmo, perché come mi è già capitato di dire altre volte, l'incarico di comando è l'essenza stessa della professione di ufficiale di marina, quindi questo è certamente il sentimento prevalente. Una provenienza da terra di mare come Livorno, tra l'altro la stessa del comandante di cui prende il posto. Esattamente, esattamente. Il mare è, come dire, nel mio DNA, in qualche modo, non voglio apparire presuntuoso ovviamente, però sì, vengo da Livorno, sono trapiantato nel frattempo a Genova, altra città di mare naturalmente, e quindi spero di poter portare questa tradizione a servizio di Termoli, di tutta la regione e delle isole Tremiti. Un mandato che coincide con l'inizio del percorso del porto di Termoli nell'autorità di sistema del mare Adriatico meridionale. Sarà una bella sfida e spero, anzi confido, che avremo degli ottimi risultati e che questa sarà una collaborazione proficua.